Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno in Brunei. Eccomi qua, lo so che il vostro desiderio è andare a vedere i posti interessanti del luogo e mettere le cosiddette mani in pasta in senso metaforico. Ecco, se volete andare a mettere le mani in pasta, seguite i miei siti internet, i miei canali, i miei videoclip, io vi mostrerò veramente dei luoghi interessanti. Ecco, andiamo ad esplorare il Brunei di sera nei posti caratteristici, quelli magari un po' più semplici, terra a terra, dove cucinano in strada, dove ci sono le bancarelle. Ecco, mi trovo qua per questo, sono anch'io qui da poco e andiamo ad esplorare insieme questo luogo. Seguitemi. Ecco, come al solito prendo la mia macchina fotografica che avevo appoggiato in un posto particolare. Ecco, qui abbiamo delle alette di pollo. Ecco, qui abbiamo la cucina tipica. Qui abbiamo questi qui che spadellano e non so adesso da che parte incominciare il tour. Ecco, allora qui abbiamo il cosiddetto reparto cibo. Ecco, questo reparto cibo mi ricorda tantissimo Shanghai. Ecco, questa mania qui di fare gli spiedini è una mania. Ecco, qui ci si sente proprio un odore di carne bruciacchiata. Ecco, probabilmente questi qui sono un po' venuti un po' troppo cotti. Ecco, questi qua non lo so. Ecco, qui abbiamo diverse cose, qui salutiamo, facciamo sempre un bel sorriso alla Berlusconi. Ecco, guardate qua, stava bruciando, hanno spento il fuoco, adesso viene il fumo. E andiamo a mettere le mani in pasta. Questo qui è veramente un bazar del cibo. Ecco, qui questo qui è il reparto zuppa e quello lì è l'uomo della zuppa, il famosissimo uomo della zuppa. Ecco, come potete vedere, ecco, qui fanno un po' miscuglio, un po' di tutto, un po' diversi tipi di pasta, fanno una specie, questo qui è il famosissimo trittico del Brunei. Fatto, questi sono dei dolcetti locali. Andiamo avanti. Ecco, qui è il famosissimo reparto pasta fritta. Eccoci qua, il reparto pasta fritta e frittura in generale. Qui abbiamo, sembrano dei zucchini fritti, qui abbiamo delle patatine fritte messe qui così. Ecco, un po'. Poi vabbè, qua abbiamo altre specialità, se riusciamo a mostrarle. Goodbye. Tutto buono. Ecco, abbiamo trovato al culturista. Si è carasciò, vabbè. Ecco qua. Sì, il giro continua. Qui abbiamo il reparto bevande. Il reparto bevande, ecco, vengono tenute qui col ghiaccio. Qua sta prendendo fuoco del pollo. E il giro continua. Questo qua è il reparto, vediamo un po' che reparto è un reparto frutti del, ecco, queste palline qui in realtà sono dei frutti, si sbucciano. Anche questi qui sono frutti tutti del posto. Adesso io un po' alla volta andando in giro li ho provati. Fuori sono un po' così, ma dentro sono belli lucenti. Ecco, questi qua hanno questi frutti. Qui continuiamo il nostro giro. Ecco, in questo posto qui devo dire che non c'è tantissima gente. Eccoci qua, un altro reparto frittura. Continuiamo il nostro posto, il nostro tour. Qui abbiamo praticamente, questi si fanno tutti concorrenza da soli, hanno tutti la stessa cosa, non è che uno gli viene in mente di fare la carbonara, un altro tipo di pasta. Hanno tutti questo pollo bruciacchiato e la pasta fritta. Ecco, qui abbiamo la famosissima, questo qui è un tipo di cucina che troviamo anche in Russia. È la famosissima gariachi cucurusa. Abbiamo la gariachi cucurusa qui,
viene cotta e poi viene messa dall'altra parte. Ecco, questo qui è il McDonald's locale, il famosissimo McDonald's del Brunei. Guardate, qui abbiamo dei panini fatti con le loro manine, qui abbiamo un po' di su, ecco qua più o meno, ecco quello lì è il cuoco. Ecco, continuiamo. Ecco il nostro giro, questo qui è il reparto frutta, guardate, sembra da tanto che bella, la frutta sembra di gomma. Ecco, abbiamo anche il gelato, chiaramente ci sarà il cornetto algida di sicuro qui dentro, reparto gelati, e il giro continua. Andiamo a vedere se troviamo dei souvenir, che forse sono la cosa più interessante. Ecco, qua abbiamo anche delle vaschette prendi e porta via, e cioè costa veramente pochissimo. Adesso, tenendo conto che questo è un posto dove comunque lo stipendio medio è molto alto, altissimo, cioè qui prendi delle vaschette da portare via con meno mezzo euro, per dire, mezzo euro, un euro mangi qua, se vai in giro e mangi queste robe qui che mangiano loro, qui mangi veramente con poco, con 10-15 euro mangi un posto di super lusso, primo, secondo, dolce, servito, riverito, con l'aria condizionata, ecco, giusto per dare l'idea. Questo qua è un reparto che non si riesce a capire, il reparto della frutta secca. Ecco, qui è il reparto della frutta secca, qui è il reparto degli articoli da regalo. Ecco qui i cuscini, lì abbiamo le borse, e qua ci salutano. No, vabbè. Eccolo qua, questo qui è lo spadellatore, è famosissimo questo, ha vinto anche dei premi, è il famosissimo spadellatore del Borneo. Ecco, l'arte culinaria, quello lì invece è il saltatore di pasta, e lo spadellatore. Ecco, una ventata di fumi cancerogeni mi ha preso, mi sono dovuto allontanare. Ecco, il nostro giro più o meno finisce qua. Se scoprirò altre cose interessanti, ci sentiremo alla prossima. Ecco, appoggio qua la videocamera per salutarvi. Ciao, alla prossima.